di malga in malga per riscoprire il valore della tradizione e superare il disastro causato dalla tempesta Vaia. Alla cavezza però non stanno, come da prassi, vacche e vitelle d'alpeggio, ma 30 fra lama e alpaca per un trekking decisamente fuori ordinanza organizzato da Coldiretti per il pacchetto Estate in Marcesina. È andato in scena domenica un tour fra Veneto e Trentino a cavallo dalle Malghe del Vezzera per riportare l'attenzione sull'altopiano e sui danni causati dal maltempo lo scorso anno. In ballo anche il progetto Adotta un albero, al quale hanno aderito per ripristinare il patrimonio boschivo tutti i partecipanti alla passeggiata. 130 persone, con moltissimi bambini al seguito, hanno condiviso sentieri e prati con i simpaticissimi ruminanti. Oggi è un'altra di quelle bellissime giornate all'interno di Estate in Marcesina e dintorni che Coldiretti Vicenza ha voluto per andare a visitare le Malghe e per portare su turismo in questi territori devastati dalla tempesta Vaia il 29 ottobre scorso. È tutto all'interno dell'iniziativa Hashtag Adotta un Albero, che è l'iniziativa di Coldiretti per raccogliere fondi per andare a riacquistare le piantine che poi verranno ripiantate nei boschi devastati, ed è tutto perché la gente venga e conosca questi posti. Adulti e bambini si sono divertiti parecchio e anche gli alpaca hanno dimostrato di aver gradito la giornata di festa. Allora, come va la passeggiata con bellissima, gli alpaca? È divertente? Rilassante. No, anche rilassante, oltre che divertente. Rilassante? Sì, perché sono animali mansueti. Gli alpaca sono animali estremamente docili che vengono affiancati a malati, anziani e bambini per una pet therapy che guadagna ogni giorno sempre più consensi, e non è difficile capire perché. Si chiama il piccolino Colin, Linus, Mirko e Katie. Fra un grattino agli alpaca e una sosta all'ombra dei pini, però, bisogna fare i conti con un comparto, quello delle malghe, che ha vissuto momenti davvero difficili negli ultimi anni. Purtroppo l'attività di malga è molto faticosa, impegna tantissime persone, tante ore al giorno, e di conseguenza delle 100 e più malghe che ci sono tra l'altopiano di Vezzena e l'altopiano di Asiago, solo una trentina oggi trasformano il formaggio, però è un formaggio di altissima qualità.